anzitutto una quinta edizione di Masserini in Fest, davvero bellissima, anche molto fortunata con il tempo, peccato per sabato sera vista la pioggia incessante. Una bellissima e ben riuscita prima edizione di Italia col Talent. È stata una scelta molto difficile, soprattutto quella di stasera nella scelta dei vincitori. Ha vinto Amy, una ragazza bravissima di Gazzaniga. Che dire, speriamo in un appuntamento alla prossima edizione, all'anno prossimo. Sappiamo che non si può entrare troppo nei segreti della giuria, ma perché avete scelto proprio lei? Ma anzitutto per premiare la sua giovane età e il suo talento, la sua bellissima voce. E ribadisco, comunque è stata una scelta molto difficile, perché scegliere un vincitore tra quattro concorrenti molto diversi tra loro non è affatto impresa semplice. Amy, anzitutto raccontaci qualcosa di te. Dove abiti? Quanti anni hai? Allora, mi chiamo Diabi Amy, abito qui nei Masserini, ho 19 anni e il canto è la mia passione da sempre. Come hai cominciato a cantare? Allora, ho cominciato alle medie, cantando per caso, c'è stesso concorso e mi hanno detto di cantare. Ho cominciato a cantare e da lì è cominciata la passione, da lì canto sempre. Hai già partecipato ad altri concorsi? Sì, due concorsi, uno a Fiorano e uno qui a Gazzaniga, e anche durante le occasioni, durante la fine anno a scuola, cantavo. Perché hai deciso di partecipare qui a Masserini? Allora, innanzitutto perché ci abito e volevo un po' farmi conoscere, e più che altro per l'amore del canto e della musica. In ogni concorso cerco di partecipare per farmi conoscere. È stata una sorpresa la vittoria? Sì, perché io non punto sempre a dire sarò io, fino alla fine cerco di sperare e crederci e dare il meglio mentre canto. Questa sera perché hai scelto proprio questa canzone? Ricordiamo anche che cosa hai cantato. È una canzone dedicata soprattutto alla donna, a mia mamma, perché siamo in quattro in famiglia e ci ha sempre sostenuto, e è dedicata a lei la canzone, è una donna forte, come dice il titolo, Girl on Fire. Vorresti diventare una cantante? Assolutamente, è il mio sogno. È una cosa assurda, quando canto ho mille emozioni dentro e cerco di farla, di trasmetterla anche agli altri nel meglio possibile. In bocca al lupo. Crepi. Grazie.